Bentrovati al telegiornale di Imperia TV. I pericoli di corruzione e di infiltrazioni malavitose possono riguardare anche la ricostruzione del Ponte Morandi a Genova. Lo ha evidenziato Raffaele Cantone, presidente dell'autorità anticorruzione, quest'oggi a Genova per la sottoscrizione dell'intesa sulla stazione unica appaltante regionale. Sentiamo. Io ho indicato al Parlamento, quando sono stato audito, quali ritengo essere i problemi, poi sarà compito di Governo e Parlamento verificare se ritiene quei problemi rilevanti e come intervenire. Non spetta a me dare giudizi, men che meno fare proposte. Il Governo e il Parlamento possono fare quello che ritengono e faranno le loro valutazioni. Ne ho parlato al Parlamento, ne ho parlato personalmente con il Ministro Salvini e col Presidente del Consiglio, ho espresso le mie perplessità, che ripeto sono perplessità che valgono nella logica collaborativa, cioè proviamo davvero a far partire il più possibile velocemente i lavori e soprattutto a farli partire senza che si verifichino intoppi successivamente. Ma io credo che i nodi siano due: prima di tutto il quadro delle regole complesso, perché diciamo, soprattutto la presenza in materia di appalti delle regole europee che non sono semplicissime da applicare, ma almeno ci sono le regole, e poi l'assenza di riferimenti specifici alle norme antimafia. Di queste questioni poi parlerò con il commissario Bucci, che incontro più tardi, e voglio anche capire quali sono le sue idee. Pensare che esistono luoghi nel nostro paese in cui la mafia è completamente estranea credo che sia un'illusione ormai che nessuno più coltiva davvero. La sentenza non fa altro che certificare un dato che purtroppo è naturale: le mafie, la famosa linea della Palma si è molto alzata. Alla sottoscrizione dell'accordo per la stazione unica appaltante regionale questa mattina è intervenuto anche il presidente di Regione Liguria, Giovanni Toti. Il presidente Toti ha parlato positivamente dell'ultima stesura del cosiddetto decreto Genova. Sì, sono abbastanza fiducioso sulla finale stesura del decreto Genova. Credo che si sia fatto un buon lavoro in commissione, c'è stato un buon contatto costante con il governo, soprattutto con l'amico Rixi, ma anche con il relatore Di Muro. Abbiamo lavorato molto a dare i nostri suggerimenti. Credo che questa volta, a differenza della prima volta, dove forse la fretta l'aveva fatta da padrone, si sia costruito un decreto che porta risorse alla città. Poi vedremo esattamente nel combinato disposto dei vari articoli e anche delle varie leggi, perché come sapete anche il decreto fiscale contiene una parte di risorse per il porto. Vedremo quanto saranno e poi cominceremo a lavorare. Credo che si sia trovato un buon equilibrio anche nella gestione delle risorse sul territorio, quindi sono abbastanza ottimista. Poi è evidente che il lavoro parlamentare farà il suo corso. A margine dell'incontro a Palazzo Ducale a Genova per la stazione unica appaltante, il procuratore capo genovese Francesco Cozzi è intervenuto in merito alle indagini relative alla tragedia del Ponte Morandi. Il procuratore Cozzi ha sottolineato che dovranno essere eseguite ancora perizie tecniche sui reparti del ponte sequestrati, a cominciare dai cavi di acciaio sugli stralli. Vediamo. Ma non abbiamo noi altra competenza che quella che riguarda i reperti che si trovano sul sito, e quindi avverrà come per gli altri una rimozione controllata in modo tale che possa salvaguardare le esigenze investigative e quindi le esigenze dei periti, dell'incidente probatorio e dei consulenti tecnici. Il reperto, parliamo di un reperto che era già stato acquisito, ma non è una novità, è lì da più di un mese, era stato già acquisito. Dovrà essere oggetto di una valutazione da parte dei periti. Infatti, a questo riguardo, credo che devono condurre anche degli accertamenti specialistici di tipo tecnico-industriale per accertare lo stato di manutenzione dei cavi, dei cosiddetti trefoli che si dipartono da questo pezzo di strallo, o meglio di pila, perché era la parte superiore alla sommità della pila 9. Sono state individuate le persone che ricoprivano posti, diciamo, di comando, di responsabilità nei vari organismi, ma questa è una valutazione che dovranno fare i colleghi che stanno conducendo le indagini, cioè di collegare i soggetti con eventuali profili di possibile responsabilità, e quindi questo per renderli, dal punto di vista anche difensivo, garantiti,
rispetto ad altri accertamenti da fare, come il secondo incidente probatorio sulle cause del crollo. Ma a me pare che per quanto riguarda le persone informate sui fatti, cioè dirigenti, tecnici e altro, la collaborazione ci sia, mentre per quanto riguarda gli indagati, almeno quelli attuali, rientra assolutamente nel novero del normale che l'indagato si avvalga della facoltà di non rispondere, almeno fino a quando non conosce esattamente il contenuto degli atti sui quali si basa una possibile contestazione. Soddisfazione per l'avvio dei lavori della strada di bypass a Monesi di Mendatica è stata espressa dall'assessore regionale alla protezione civile Giacomo Giampedrone. Ai nostri microfoni Giampedrone ha evidenziato anche l'attenzione della regione per quanto riguarda gli interventi connessi al ponte sul Rio Bavera. Vediamo. Assessore Giampedrone, per Monesi finalmente ci siamo, Monesi di Mendatica, lavori non solo appaltati ma consegnati, si spera di poterli avviare quanto prima, ormai il cantiere si sta aprendo. Beh, direi che ho sentito il sindaco Pelassa nei giorni scorsi, era molto contento, il cantiere sta per essere aperto, devo dire anche con la fine di un'attesa rispetto a degli stanziamenti importanti erogati da Regione Liguria a quei territori, ma in mezzo ci sono state le progettazioni, le autorizzazioni e credo, come dire, che oggi sia una bella partenza, speriamo anche che il cantiere possa avere una sua funzionalità e che possa andare tutto bene. Certo andiamo verso un periodo di tempo, come dire, non buono, perché se vicino alla stagione delle piogge, però come dire, l'importante è far vedere che le istituzioni ci sono, che i progetti vanno avanti, che i cantieri si aprono e penso che i cittadini questo l'abbiano apprezzato. Le prossime fasi di Monesi quali saranno? Quindi lavori di questo bypass e poi attenzione anche sulla zona del ponte? Ma io ho detto che siamo ovviamente in campo per tutto ed è altrettanto importante che questa strada venga realizzata, dopodiché Monesi con la risoluzione di questa strada non avrà risolto tutti i problemi, l'abbiamo sempre detto, quindi faremo le cose per gradi, c'è il ponte al confine con la provincia di Cuneo su cui siamo come dire, anche lì intervenuti come Regione Liguria, che è altrettanto significativo, stiamo cercando di evidentemente accompagnare quei cittadini che con grande fatica dopo il novembre 16 hanno deciso di rimanere a vivere e vogliono assolutamente vivere in quelle zone per poter far ripartire una zona che ha dei pregi turistici molto importanti e che con lo sforzo di tutti e con come dire, un buon impegno istituzionale può arrivare veramente ad avere un passo avanti per una ripartenza che non è facile, ma direi che dal punto di vista dell'accompagnamento regionale è certamente una strada da percorrere. È stata siglata stamani in comune a Sanremo la convenzione tra l'ASL 1 e la Polizia di Stato, la sezione di Polizia Stradale di Imperia, per l'attivazione di un corso di primo soccorso e un progetto di sicurezza stradale per la guida in emergenza dei veicoli di servizio sanitario. Sentiamo i particolari in un servizio. Dottore, in che cosa consiste questo progetto che è rivolto all'ASL? Sì, è una convenzione che abbiamo organizzato insieme all'ASL Imperiese, tra noi Polizia Stradale di Imperia e ASL Imperiese, che vede un proficuo scambio di collaborazione, nel senso che noi faremo un apposito corso in cui parleremo con tutti coloro che nell'ambito del mondo sanitario sono su strada, quindi i conducenti e coloro che si trovano a bordo delle ambulanze e delle auto mediche, dove parleremo di sicurezza stradale con particolare riferimento alla conduzione dei mezzi sanitari in emergenza. Dall'altro lato invece l'ASL ci fornirà un insegnamento per quanto riguarda l'utilizzo dei sistemi BLSD e quindi permetterà, una volta che poi avremo questi strumenti, questi dispositivi, di intervenire e cercare, in caso di arresto cardiaco, di salvare delle vite umane o comunque di metterle in condizioni di aspettare in sicurezza l'arrivo del sanitario. È un rapporto di intenti, ma non solo di intenti, veramente di volontà di lavorare insieme. Quando dico lavorare insieme intendo che sugli interventi la Polizia Stradale lavora già e lavorerà con ancora più
intento di attività professionale con il 118 e il 118 acquisirà dalla Polizia Stradale delle nozioni importanti al migliorare l'attività sul territorio. Arriveremo ad avere anche il defibrillatore sulle macchine della Polizia Stradale, intanto partiamo col fare i corsi alla Polizia Stradale, la Polizia Stradale farà dei corsi a noi per quello che riguarda l'atteggiamento corretto da tenere sulla strada, anche momenti di guida in sicurezza, piuttosto che di attenzioni particolari in caso di incidenti in autostrada, insegnando noi a loro le manovre di primo soccorso, tra cui anche l'utilizzo del defibrillatore, quindi ci si auspica che a brevissimo tempo si abbia anche sulle macchine della Polizia Stradale un defibrillatore, dove sicuramente i poliziotti sono i primi ad arrivare in caso di incidenti in autostrada, e parlo di incidente tra virgolette cardiaco, quindi essere i primi a poter prestare il primo massaggio cardiaco e, se necessario, la defibrillazione al paziente che ne ha bisogno. I corsi per l'utilizzo dei defibrillatori al personale della Polizia Stradale a cura dell'ASL è sicuramente un punto importante per salvare vita, per dotare anche il personale della Polizia Stradale di quei rudimenti, di quegli elementi necessari là quando giungono sul posto di un incidente, in attesa che arrivi l'automedica e l'ambulanza. Era molto atteso, lo possono fare anche i cittadini, perché fare il corso per l'utilizzo dei defibrillatori è una opportunità che viene data a tutti i cittadini per intervenire laddove si trovino appunto a contatto con una situazione di emergenza. I defibrillatori sono posizionati nelle città secondo un applicativo DAE Liguria, quindi uno può vedere dove sono posizionati, ma oggi, tornando sul piano istituzionale, è molto bello questo accordo tra Polizia Stradale e ASL, proprio perché si va nella direzione di intervenire tempestivamente. E un secondo aspetto di questo protocollo è anche la possibilità di fare corsi di guida sicura per chi guida le ambulanze. Lo sappiamo tutti che devono appunto correre velocemente verso gli ospedali più vicini o sul posto dell'incidente, quindi fare i corsi di guida sicura è sicuramente un'aspettativa di tutti coloro i quali sono a bordo delle ambulanze, e anche verrà fornito dalla prefettura un corso agli operatori per sapere come funziona il sistema giuridico nel nostro paese per la guida di stato di ebbrezza o per altre situazioni, in modo tale che sappiano anche affrontarle sul piano giuridico. La riorganizzazione del sistema sanitario imperiese non prevede tagli, ma semmai un incremento di servizi agli utenti. Lo ha evidenziato ai nostri microfoni il direttore generale dell'ASL imperiese, Marco Damonte Prioli. Dottor Prioli, l'ASL imperiese si è riorganizzata con il direttore di distretto. Che cosa cambia? Che ristrutturazione c'è in atto? C'è una ristrutturazione che prevede un grosso potenziamento delle attività territoriali. La riorganizzazione, diciamo, che discende poi anche dalla precedente nomina del direttore sociosanitario, il dottor Roberto Predonzani, che è avvenuta nel mese di agosto, e adesso abbiamo nominato i tre nuovi direttori di distretto, che sono il dottor Di Diodoro a Ventimiglia, il dottor Castagno a Sanremo e il dottor Amoretti a Imperia, proprio perché crediamo che le attività territoriali, quindi tutto ciò che è attività vicino ai nostri cittadini, attività che dobbiamo sviluppare anche per l'accessibilità ai servizi, abbia necessità di un'organizzazione di uomini che riescano a portare avanti quello che è l'intenzione dell'azienda, quindi di creare sempre più una sanità e un sistema sociosanitario che sia vicino ai cittadini. Ecco, tante discussioni, anche polemiche, critiche hanno creato le ipotesi di comunque riduzione delle strutture, di alcune strutture sanitarie. Questo come si concilia con la volontà appunto di essere sempre vicini ai cittadini? Beh, io direi che bisognerebbe sempre cercare di dare i messaggi giusti e cercando di approfondire anche gli argomenti prima di fare delle raccolte firme. Io credo che nel momento in cui il messaggio è che si chiude un ospedale, chiunque di noi firmerebbe qualsiasi tipo di petizione. Voglio rassicurare tutti i nostri cittadini, non è così. Noi non abbiamo intenzione di chiudere nessun servizio e nessun reparto, abbiamo semplicemente intenzione di in prima battuta aumentare i servizi e renderli qualitativamente migliori, e in seconda battuta quello purtroppo che è un dovere di tutti noi, che è quello di adempiere alle leggi dello Stato. Le leggi dello Stato dicono che alcune strutture devono diventare da complesse a semplici o viceversa. Tutto ciò non deve interessare il cittadino, perché, ripeto, il nostro obiettivo e la nostra volontà è quella di aumentare e qualitativamente rendere sempre più vicini al cittadino i servizi.
Ripeto, credo che tante volte, come ho visto in questo periodo, le raccolte firme dovrebbero essere fatte su fatti e non su messaggi che tendono solo a raccogliere firme che poi non hanno nessun tipo di valore da questo punto di vista. Non chiudiamo nulla. Struttura semplice funziona come quella complessa, questo è il suo messaggio? Ma guardi, io le porto solo l'esempio degli attuali 3 pronto soccorso che gestiscono circa un paio di milioni di euro di strutture, di risorse economiche, circa 150 persone, sono strutture semplici. Non c'è nessuna struttura complessa che oggi gestisca questo volume di risorse economiche e di risorse umane. Stanno funzionando benissimo e credo che nessun cittadino quando entra nel pronto soccorso chieda se è una struttura complessa o una struttura semplice. Il vice sindaco di Alastio, Angelo Galtieri, non esclude che in futuro il comune possa pensare alla riproposizione della tassa di soggiorno. Per Galtieri però il discorso può valere soltanto se si tratta di una tassa di scopo legata al sostegno dell'offerta turistica. Sentiamo. Allora Galtieri, Alastio sicuramente in prima linea per quello che riguarda il turismo. A livello regionale le politiche vi convincono? Che cosa vi aspettate o cosa vorreste? Ma vorremmo vedere dei fatti concreti, degli investimenti economici importanti sui capitoli che sono il vero punto di prova di quello che sono gli intenti dichiarati in questi 2 giorni, intenti nobili, intenti che condividiamo pienamente, molti interventi assolutamente tecnici e validissimi. Sulla parte politica abbiamo bisogno di vedere poi concretizzare quello che è stato dichiarato con un sostegno effettivo che è in termini economici, questo è inevitabile. A proposito di economia, Alastio avete detto immediatamente no alla tassa del turismo, alla tassa sul turismo, ma è un no definitivo o si potrebbe ragionare con un impiego eventualmente di questi fondi proprio da destinare appunto a politiche economiche per il turismo? Casualmente abbiamo le stesse idee della Meloni, se è una tassa di scopo ed è vincolata a quello, per noi è una cosa che si può fare. L'avevamo detto comunque già a giugno quando è stata azzerata la tassa, che l'obiettivo era quello di condividere con la categoria, cosa che arriverà a giorni questa scelta della categoria, e con l'impegno di destinare il 100% a una scelta condivisa con le categorie. Cioè, non ci saranno risorse prese dalle tasche degli ospiti di Alastio, ma risorse che andranno destinate, prelevate dalla tasca degli ospiti, a favore chiaramente degli investimenti sul turismo esclusivamente, quindi insomma dell'accoglienza degli albergatori, assolutamente il 100%, questo è l'obiettivo di Alastio. In occasione degli stati generali del turismo ospitati nel trascorso fine settimana a Sanremo, un importante argomento di discussione è stato quello relativo alla direttiva Bolkestein. Per il consigliere regionale di Forza Italia, Angelo Vacarezza, le associazioni di categoria dei balneari si sono trovate finalmente unite sulla linea d'azione da tenere. Vediamo. Ma Carezza, dopo gli stati generali sul turismo, torna l'attenzione sulla Bolkestein, che è stato anche argomento della prima giornata a Sanremo. Ci sono unità di intenti da questo punto di vista, che è fondamentale, ricordiamo, per il futuro dei balneari, per quelle che sono le concessioni dei balneari marittime, che in Liguria, voglio dire, sono l'aspetto forse più importante dell'economia turistica. Sì, devo dire che il merito grande che Fratelli d'Italia ha avuto nell'organizzare il palco di venerdì, proprio quello che ha aperto gli stati generali, è stato quello di mettere tutte le associazioni di categoria che da un po' non si incontravano tutte intorno allo stesso tavolo, insieme sul palco e far emergere finalmente una posizione comune. Ci sono alcune associazioni come Donne da Mare, la Base Balneare, la stessa ITB, che da sempre hanno sostenuto la necessità di fare un'azione sul governo per uscire dalla Bolkestein. Quindi il superamento di una direttiva, che è la direttiva servizi, non si può applicare a un bene. E hanno combattuto duramente contro il DDL, che infatti poi non passò. Altre associazioni avevano un atteggiamento più morbido e quindi accettavano, non dico qualsiasi cosa, ma comunque anche una sconfitta onorevole. Oggi che c'è una situazione diversa, oggi che le due leggi liguri fanno scuola, oggi che il ministro Centinaio ha dichiarato di prendere queste due leggi come base di partenza e quindi lavorare per un provvedimento che uscirà entro fine dicembre, al massimo i primi di gennaio, per il superamento della Bolkestein, finalmente tutto il mondo balneare ha preso coraggio e, seguendo l'esempio di chi ha sempre combattuto, si è allineato su questa necessità. Ora attendiamo il provvedimento del governo. Ci fermiamo un istante, restate con noi.
Ad Andorra è andato in scena lo scorso fine settimana un evento che ha unito sport, spettacolo e solidarietà. Il Festival della Canzone Sportiva ha visto esibirsi sul palco campioni dello sport per uno scopo benefico nell'anno di Andorra come Comune Europeo dello Sport. Vediamo. Vorrei che tu a mezzanotte tre stai già pensando a... È andata in scena ad Andorra la prima edizione del Festival della Canzone Sportiva, un evento che ha riunito grandi campioni dello sport che si sono esibiti per uno scopo benefico nell'anno di Andorra, Comune Europeo dello Sport. È stato Riccardo Magrini, dirigente del team Pantani, a vincere questa prima edizione tenutasi sabato sera al Parco delle Farfalle. Al secondo posto si è piazzato Gianni Sommariva, velista, e al terzo Daniel Ross, ciclista. In giuria c'erano tra gli altri il sindaco Mauro De Michele, il collega di Laigueglia Roberto Sasso del Verme, Roberta Zucchinetti, Elisabetta Viviani e Gian Pieretti. È stata una serata all'insegna del divertimento e dello sport, con una parata di campioni. Si sono esibiti plurimedagliati olimpici, nazionali ed europei. Hanno aderito alla kermesse andorrese molti nomi, come José Altafini, Gianni Sommariva, Ezio Madonia, Gianni Motta, Mirko Celestino e molti altri. Un festival inedito, che ha promosso e finanziato il Lions Club di Andorra, Valle del Mehula, con il patrocinio del Comune di Andorra, per raccogliere fondi a favore della ricerca e di cure di alcune patologie infantili, come morbillo e neoplasie, in collaborazione con l'Istituto Tumori SOS di Milano, la Onlus Arcobaleno, il Lions Club International Foundation. Alassio International French Water Walking, questo è il titolo della manifestazione tenutasi nella giornata di ieri ad Alassio. Si tratta di Wave Walking, una disciplina sportiva conosciuta anche come camminata sull'acqua. Sono stati ben 251 i partecipanti, un record a livello mondiale. Vediamo. È stato stabilito ieri mattina, durante la prima edizione della Alassio International French Water Walking, il nuovo record mondiale di Wave Walking, la disciplina sportiva anche conosciuta come camminata sull'acqua, che ad Alassio ha l'unica sede e scuola riconosciuta dalla Federazione Nazionale ed Internazionale. Sono stati ben 251 i partecipanti alla manifestazione organizzata dalla CNAM Alassio insieme alla Federazione Italiana Escursionismo, la Federazione Francese Escursionismo e l'Associazione Internazionale Longe Côté Méditerranée, un numero che ha consentito di eguagliare e superare il precedente record, fatto registrare in Tunisia, dove 247 atleti hanno aperto lungo 5 km. Una parte dell'incasso delle iscrizioni sarà destinata all'associazione umanitaria di Ceriale I Run for Find the Cure. Ragazzi, il record ce l'abbiamo fatta, superato, dunque siamo oltre 250 persone e questo è il serpentone umano Alassio World Record. Ci siamo in tanti! Vai Alassio! Grande, grande, grande Alassio! Unite il compatto che abbiamo mai, bellissimo! Grandi! Ragazzi, record ufficialmente superato! Da Alassio è tutto! Grandi! Si è tenuta lo scorso fine settimana a Cuneo la Fiera Nazionale del Marrone, una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia. Anche quest'anno l'evento ha riscosso un grande successo di pubblico. Grande successo nel vicino Piemonte a Cuneo per la Fiera Nazionale del Marrone, giunta quest'anno alla 20ª edizione. Si tratta di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia, vetrina unica delle eccellenze e delle antiche tradizioni del territorio cuneese. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera, dove i migliori prodotti certificati vengono presentati ai visitatori tra aromi prelibati e gustose degustazioni. Dal cuore di Piazza Galimberti la fiera si è snodata nelle vie cittadine, offrendo tutti i prodotti tipici del territorio cuneese, prime fra tutte le castagne, cucinate in molte maniere. Il modo migliore di gustarlo sembra essere però quello più classico, arrostirle sul fuoco vivo in grandi padelle con i buchi.
Centinaia gli espositori presenti, attentamente selezionati da un pool di esperti del comune di Cuneo, ATL, Slow Food, Coldiretti e Confartigianato. Il centro storico di Cuneo per 3 giorni è stato regno di profumi, sapori e colori dell'autunno, permettendo di gustare i migliori prodotti d'Italia e dell'Europa. Oltre ai momenti esclusivamente enogastronomici, ampio spazio anche per l'artigianato d'eccellenza, laboratori didattici, iniziative culturali, proposte turistiche, mostre, spettacoli e concerti. E veniamo al calcio, rimonta spettacolo per la Sanremese che vince 2-1 contro il Chieri. Grazie alla vittoria i matuziani si portano al terzo posto in classifica a pari merito con il Savona e a 2 lunghezze dalla coppia di testa composta da Lecco e Ligorna. Vediamo! Questa Sanremese non molla mai, la rimonta nella ripresa è ormai un marchio di fabbrica dei matuziani e dopo le vittorie contro Lavagnesi in campionato e Savona in coppa anche il Chieri paga la legge della zona sanremese. Una rete di Spinosa in pieno recupero firma il definitivo 2-1 in una gara tanto combattuta quanto emozionante. Mister Lupo schiera la formazione tipo. In attacco torna Scalzi sulla destra, al centro della difesa conferma per il classe 2000 giubilato. Al terzo minuto la Sanremese costruisce la sua prima occasione con Scalzi che prova a servire in profondità Folma, il numero 29 non arriva sul pallone. Sull'azione successiva la doccia fredda per i biancoazzurri. Gaspari si invola e segna con un diagonale che si insacca alla sinistra di Manis. Il Chieri non molla la presa. Al decimo punizione insidiosa Diglio. Manis è abile a deviare. Al 16° Scalzi tenta la conclusione mancina di rete in porta su calcio piazzato defilato sulla destra. Blocca Benini. Tanto agonismo in campo ma poche occasioni. Si passa al 30° quando Scalzi dopo una progressione da metà campo prova la botta di potenza ma la sfera finisce alta. La cronaca della prima frazione si chiude al 39° minuto con Folk che, servito da Scalzi, tira di potenza, ma la sfera finisce sul fondo senza particolare apprensione per Benini. Nella ripresa la Sanremese entra in campo con un piglio diverso e confeziona la rimonta. La prima occasione del secondo tempo è però per il Chieri con il colpo di testa di Lazzaro deviato sopra la traversa da un ottimo Manis. Al 52° Scalzi serve in mezzo alla sfera Folfa da sponda per Spinosa la cui conclusione finisce alta. Passano 2 minuti e la Sanremese si rende nuovamente pericolosa con l'insidiosa punizione di Molino parata in angolo da Benini. Al 58° Gasparri tenta la conclusione mancina ma la sfera finisce la sua corsa sul legno alla sinistra di Manis. Grande occasione per il Chieri. Sanremese determinata alla ricerca del pari. Al 69° Scalzi ci prova con un destro che esce di poco alla sinistra di Benini. 5 minuti più tardi arriva il pari dei matuziani. Folle si inserisce dalla sinistra e mette la sfera in rete con una conclusione potente e precisa. La gara scorre sui binari del grande agonismo da ambo le parti. Tensione in campo, ne fa le spese il numero 3 ospite, Oiweley, espulso per somma di ammonizioni. Il Chieri resta in 10 e la Sanremese si riversa in avanti alla ricerca della vittoria e la gioia del comunale esplode in pieno recupero quando su azione insistita del reparto avanzato bianco-azzurro Foll vince un contrasto aereo con il portiere ospite serve per Spinosa che deposita in rete. La gara si chiude con la squadra al completo sotto la gradinata in festa. Grazie alla vittoria la Sanremese si porta al terzo posto in classifica, a pari merito con il Savona, 2 lunghezze dalla coppia di testa composta da Lecco e Ligorna. Restiamo sul calcio e passiamo al campionato eccellenza. L'Imperia Calcio vince in trasferta contro l'Albenga per 4-0. Vediamo. L'atteso derby tra Albenga e Imperia viene accolto con grande entusiasmo con gli spalti del campo sportivo di Cisano sul Neva pieno di spettatori sia dalla sponda in gauna che dalla parte imperiese. Parte subito forte l'Imperia, dopo solo 6 minuti sblocca la partita Marco Di Lauro grazie a una respinta difensiva della retroguardia in gauna. Di Lauro segna così la sua seconda rete stagionale. Al 10° minuto ancora Imperia con il suo capitano Ambrosini che sfiora la rete grazie a un tiro fuori area che sorvola di pochino
pochissimo la traversa. Al 29esimo arriva il raddoppio dell'Imperia con Castagna su calcio di rigore precedentemente procurato da Giglio. Al 43esimo ancora in rete l'Imperia con Faedo che dalla fascia sinistra si accentra in area di rigore lasciando partire una conclusione rasoterra indirizzata sul secondo palo. Nella seconda frazione di gara poco da segnalare, partita ampiamente dominata dall'Imperia con l'Albenga che non si è praticamente mai resa pericolosa. Chiude la partita Castagna che sfrutta un cross di Faedo per colpire al volo al centro dell'area di rigore da distanza ravvicinata. I nerazzurri portano così a casa una bella vittoria per 4-0. L'angolo di Daniele Lacorte ci parla oggi di tariffe telefoniche. Nella giungla delle tariffe telefoniche è sempre più difficile muoversi. Si rischia ogni volta di pagare più del dovuto con tariffe in continua lievitazione e una guerra tra gestori fatte con call center che martellano l'utente dal mattino alla sera con qualche sparuto intervento anche durante la notte. Offrono l'impossibile a suon di giga e telefonini di ultima generazione a prezzi rateizzati e decisamente scontati. Ognuno propone il suo prodotto e per essere ancora più accattivanti ora hanno inventato anche le compagnie telefoniche low cost. Sono tutte emanazioni di gestori già esistenti e dai nomi altisonanti, antenne paraboliche di dimensioni tipo Torre Eiffel sparse per le città e una moltitudine di conseguenze che mai si riesce a sapere se avvengono per colpa di aggeggi diabolici che dovrebbero inviare segnali in ogni angolo. Promettono certezza di ricezione per dare ancora certezza all'utente che troppe zone sono scoperte dal segnale, creando anche pericolo. È il caso del nostro entroterra e di buona parte della fascia costiera, dove il segnale sparisce e riappare a piacimento. Ma la gravità assoluta è la mancanza di ripetitori nelle zone montane. Facciamo un esempio, Upega, Carnino, Viozzele, dove ogni settimana, ora e tutti i giorni d'estate, si riversano migliaia di turisti in cerca di una camminata all'ombra delle grandi cime. Niente segnale proprio là dove in caso di emergenza ci sarebbe grande necessità di segnale, di comunicazione. È una questione di sicurezza. Le autorità dovrebbero obbligare le compagnie telefoniche a collaborare proprio per la sicurezza. Per ora l'unica collaborazione sembra quella di chiudere gli occhi. Fini. Diamo adesso uno sguardo ai Riviera ai Venti subito dopo i cantieri sull'autostrada dei Fiori. Indichiamo solo i cantieri che in situazioni particolari potrebbero creare rallentamenti al traffico sul tratto dell'A10 Savona confine di Stato. Direzione Italia, carreggiata sud, tra Arma di Taggia e Imperia Ovest, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento della galleria pompeiana dal 22 ottobre al 28 ottobre. Direzione Francia, carreggiata nord, tra Finale Ligure e Pietra Ligure, carreggiata chiusa con doppio senso sulla carreggiata opposta per adeguamento delle gallerie Monte Grosso e Bracciale dal 22 ottobre al 28 ottobre. Adesso è il momento del quadro meteo.
Domani, martedì 23 ottobre, cielo sereno sull'intera regione, a parte il transito di sottili velature nel pomeriggio. Umidità su valori bassi, venti al mattino settentrionali tra moderati e forti, con locali raffiche, in generale attenuazione dal pomeriggio. Mare a ponente mosso sotto costa, molto mosso al largo, in calo già dalla mattinata su centro Levante, in prevalenza poco mosso stirato sotto costa. Dopodomani, mercoledì 24 ottobre, giornata stabile con cielo ovunque sereno e temperature massime decisamente superiori ai valori stagionali. Umidità su valori medio-bassi, venti tra deboli e moderati settentrionali al mattino in rinforzo con tendenza a disporsi dai quadranti occidentali al pomeriggio. Mare poco mosso, in aumento a mosso nel pomeriggio a Levante. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito. Buona serata!